Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video ricollegato all'ultimo video che è uscito, che vi lascio nel box informazioni. Oggi continueremo quindi il filone del mio shopping dal Primark. Oltre appunto ai vestiti che vi ho fatto vedere nell'haul, ho comprato anche vari trucchi con cui oggi andremo a fare un bel make-up look. Non mi dilungo troppo perché sono tantissimi trucchi, li andremo a vedere nel dettaglio durante il processo del make-up. Sono molto carica, non ho troppissime speranze perché appunto, come già dicevo nel video precedente, questi trucchi mi sono costati pochissimo, tutti sui 3-4 euro, quindi insomma non è che mi aspetti una performance meravigliosa, però insomma un po' per la scienza andremo a testarli e vedere come performa. Spero bene, spero non mi facciano venire eruzioni cutanee e insomma così, sono molto curiosa, devo dire la verità, sono molto curiosa, ma prima di iniziare con il make up vero e proprio io vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con tutti i video che pubblicherò, mettete like e commentate ovviamente se il video vi è piaciuto e come vi dico sempre, se avete qualche idea in particolare, qualche richiesta di video specifico che vi piacerebbe vedere, che vi piacerebbe che io portassi appunto sul canale, fatemelo sapere sempre nei commenti e vediamo, magari potrei farlo solo per voi, miei cari spettatori. Comunque, bando alle ciance, partiamo subito con il make-up. Eccoci qua ragazzi nella postazione make up, sono un po' spaventata vi dico la verità, però dai, ho già messo il primer, non ho preso un primer del Primark perché volevo usarne uno valido per proteggere la mia pelle. Scusate questa drammaticità, però effettivamente c'è, se un fondotinta mi costa 6 euro mi chiedo cosa c'è dentro. Quindi io andrei subito con il fondotinta. Io ho preso questo qui, che è un fondotinta illuminante, spero l'abbia messo a fuoco, e si chiama Flawless Glow Radiant Glow Primer Foundation Hybrid. Quindi in teoria dovrebbe esserci anche del primer. Comunque l'ho preso nella colorazione Honey e io vorrei commentare le colorazioni che troviamo da Primark. Per me non c'è problema perché comunque ho una pelle abbastanza comune, però io vorrei sapere per le persone magari con la carnagione scura, non lo so, cioè ci sono rimasta veramente male perché per la carnagione scura non c'erano praticamente correttori, proprio non ce n'erano. Fondotinta ce n'era solo uno, ma in realtà non ho trovato una vasta scelta in generale, cioè anche per quanto riguarda lo stick del contouring che poi vedremo dopo. C'era soltanto in colorazioni chiarissime, anche chiare per me, quindi figuratevi, le colorazioni più scure che io volevo prendere per fare appunto contouring non c'erano. Comunque torniamo a noi, torniamo al fondotinta. Probabilmente ho preso una colorazione un po' troppo scura perché comunque se vedete con il collo però quella più chiara di questa mi sembrava troppo chiara, ma lo era. Tornando appunto alle lamentele, la differenza tra il colore un pelo più chiaro e il colore un pelo più scuro, ragazzi, cioè è abissale. Però insomma non è che uno si può anche aspettare più di tanto visto il costo dei prodotti. Comunque, texture del fondotinta non mi sembra niente male, è veramente leggero, cioè per pochissimo coprente. Io non mi sono mai trovata a fare due passate di fondotinta, in questo caso come avete visto ho dovuto farlo, ma è una cosa che non mi dispiace perché comunque è modulabile. Mi sembra anche molto glowy effettivamente, perché se vedete non mattifica troppo, che è una cosa che purtroppo per la mia pelle secca, se io provo a prendere un fondotinta matte è la fine. E questo mi sento molto a mio agio a indossarlo, vi devo dire la verità. Alla fine la colorazione non è estremamente scura, va bene secondo me. Direi che a questo fondotinta, per il costo che ha, per la performance, che non mi sembra niente male, poi ovviamente bisogna andare a vedere gli effetti collaterali tra virgolette che potrebbe darmi, direi che gli do un 7 su 10, niente male. Passiamo al concealer. Si chiama My Perfect Color Liquid Concealer Medium Coverage nella colorazione Cool Sand. Di colorazioni di concealer, di correttori, ce ne sono molte di più, però ovviamente non per pelle scura. Però devo dire che per pelle chiara ho trovato molta più scelta rispetto al fondotinta, che appunto uno bisogna
che si accontenti. E adesso andiamo a vedere un po' come performa. Tanto io l'ho messo qua nel mio solito posto dove mi vengono i rossori. Direi che si fonda abbastanza bene anche col fondotinta. Lascio asciugare un attimo perché appunto, essendo medium coverage, ho paura che finisca in niente questo mio correttore. Vediamo un po'. Allora, sicuramente questo andrà nelle pieghette, però la coprenza non mi dispiace. Diciamo che tra fondotinta e correttore ho scelto un look abbastanza naturale, ma è una cosa che a me non dispiace per niente, visto anche il nuovo trend generale del natural look rispetto a qualche anno fa. Adesso tutti prediligono i look naturali, chi siamo noi per non farlo? Adesso lo lasciamo così, vediamo che fine farà questo correttore. Sono molto spaventata, sicuro che va nelle pieghette, proprio già ho la sensazione. Per il momento correttore gli do un sempre 7 su 10 perché non mi dispiace, anche 7 e mezzo, perché comunque dice medium coverage e secondo me copre anche forse un pelo di più, però per il momento, perché voglio andare a vedere se va a finire nelle pieghette, mentre zanzanzam faremo il nostro contouring in crema. Ho preso questo stick di My Perfect Color, che è sempre della stessa linea del correttore, Foundation and Contour Stick. L'ho preso nella colorazione Honey perché non c'erano le colorazioni più scure, cioè questa era la colorazione più scura, cioè rendiamoci conto. Vi dico la verità, non so neanche se riuscirò a fare un effettivo contouring perché questo è veramente chiarissimo. Adesso andiamo a vedere. Sì, è bello chiaro. Cioè, vi pare che questo sia il colore più scuro che hanno? È assurdo, non ho parole. Però in compenso si stende bene. Comunque a me un po' di contour me lo fa. Però mi metto nei panni anche di una persona leggermente più olivastra di me. Ma io, ragazzi, sono chiarissima di pelle. Non lo so, fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate. Poi stiamo sempre parlando del Primark, ovviamente. Non stiamo parlando di marche di make-up portanti. Però comunque secondo me l'inclusività, a prescindere dal marchio, dal costo e da tutto il resto, secondo me è molto importante. Qua stendiamo, si stende molto bene, non mi dispiace affatto, vi dico la verità. E un leggero contouring me lo sta facendo, però io preferisco un contouring più marcato. Ok, mi piace. A questa formulazione, diciamo, gli do un 8 su 10. Per quanto riguarda il colore, mi sono già espressa. Andiamo a proseguire con il blush in crema. Si chiama Creme Blush Weightless Cream Blush con vitamina E, così. E si trova in due colorazioni. Questa è la colorazione più chiara e mi piace molto come colorazione. Lo andiamo a stendere. Diciamo che è un po' duro questo stick, però vabbè, va bene lo stesso. Allora, è abbastanza sottile, sapete che io sono una fan del blush pigmentato ultimamente, poi soprattutto da quando ho provato quello di Rare Beauty, no, direi che non si torna più indietro, soprattutto per una come me, sono un po' nel mio periodo blush strong, però direi che è buildable perché si stende molto bene, si sfuma molto bene, secondo me se ne aggiungo poi appunto si può rendere più intenso, mi piace, anche questo do un 8, sarà ragazzi perché comunque in questo momento sono abbastanza incuriosita, diciamo, con i prodotti in crema per la base, quindi fanno più scalpore in me rispetto a qualsiasi altro prodotto. Ora andiamo a vedere se è andato nelle pieghette il concealer. Non mi sembra particolarmente, mi ha sorpreso per un correttore che ho pagato 3 euro, direi che il suo lavoro l'ha fatto e anche troppo bene. Setto tutto e torniamo con il prossimo prodotto. Adesso andiamo a usare il prossimo prodotto, che è l'highlighter. Mi intrigava molto questo highlighter perché appunto, come vedete, se riesco a non farlo cadere, ha la forma di una rosa e ha queste perle rosa all'interno del prodotto che a me fanno sempre impazzire. Quindi andiamo a prelevarlo, andiamo a vedere un po' come funziona. Sapete che io sono un amante degli highlighter belli strong come il contouring. Non mi dispiace, non so se vedete come performa, nulla di stratosferico, però fa il suo lavoro e secondo me lo fa anche molto bene. Illuminare il
illumina, diciamo. Quindi questo niente male, anche questo 8 su 10. Ora andiamo col prossimo prodotto, che è la Brow Pencil, Brow Sketch si chiama. L'ho presa nella colorazione Light Brown. Ha da una parte lo scovolino per pettinare le ciglia e dall'altra ovviamente la penna. Anche di questo c'erano molte colorazioni che ho apprezzato, e non so se ho preso la colorazione giusta, vi dico la verità, anche perché io sto facendo un po' una transizione di capello, perché vorrei tornare bionda, quindi adesso non so che colore ho in testa, vi dico la verità. Ho pensato a light brown, però ora che vedo la matita mi sembra veramente, veramente caldo. Però adesso vediamo. Allora vi dico, alla fine si fonde bene con il pelo. È una matita molto morbida, quindi c'è il rischio che poi vada da tutte le parti. Però comunque le matite morbide sono sempre una bella cosa, perché non dobbiamo scarnificarci per applicare il prodotto. Adesso vado un po' ad attenuare l'effetto con la spazzolina, vediamo un po' se la matita scompare. Un pochino, ragazzi, scompare. So che è normale che anche le matite di Benefit fanno così, però boh, sì, bisogna andarci veramente leggeri, perché altrimenti, cioè, è come non aver messo niente. Non mi dispiace come performa, perché comunque e il suo lavoro lo fa. Ha una matita appunto morbida che disegna abbastanza bene il pelo, quindi non mi dispiace. Però diciamo che se ci passi sopra con lo scovolino dopo averla applicata va un po' a perdersi, non tanto a sfumarsi ma a perdersi, quindi boh, io starei intorno al 6,5-6 come voto. Ok, io sto andando avanti, sto facendo un leggero smokey eye, perché ragazzi, purtroppo dal Primark non ho trovato una palette che mi soddisfasse. Come già dicevo nel video precedente, nonostante costino veramente pochissimo le palette, siamo sui 6-8 euro, sinceramente non mi andava di prendere una palette che avrei usato solo in questa occasione per fare un make up, probabilmente che non mi sarebbe nemmeno piaciuto, e poi lasciarla nel dimenticatoio. Quindi va bene così, faccio un leggero smokey eye giusto per, e poi andiamo a usare l'eyeliner che ho comprato. Ok, non ci perdiamo in chiacchiere, abbiamo fatto una base veramente veramente leggera. Questo è l'eyeliner, pagato ben, mi ricordo, 2,50 euro, comunque lo dico nel video precedente dell'haul di Primark. È un semplice liquid eyeliner nero con la punta a pennellino, quindi in setole. Io sinceramente non ho una cosa preferita. Quello che io detesto, che è una grande unpopular opinion, sono gli eyeliner, quelli in penna. Io quelli, sarò stata traumatizzata, ma purtroppo io dopo un po' che li uso smettono di funzionare. Questi invece che vanno a prelevare proprio il prodotto, è impossibile che smettano di funzionare, no? Quindi andiamo a vedere come performa. Allora, la punta, vi dico, è abbastanza grossettina, quindi insomma, la precisione non è il forte di questo eyeliner. Il colore non è estremamente intenso, però non è neanche terribile, vi dico. Per il costo che ha mi aspettavo molto peggio. Cioè, comunque è nero, non è che diventa grigio oppure mezzo trasparentino che ci devi passare sopra 50 volte. Direi che a rapporto qualità-prezzo ottimo. Sfaccio anche la puntina davanti e possiamo andare avanti. Ok, fatto. Opinione generale, sicuramente non uno dei migliori eyeliner che ho provato, però secondo me non brucia, quindi già capiamo che è una cosa fattibile, che non è chimico a tal punto da bruciare l'occhio, quindi top. Sicuramente non è perfetto per una linea precisissima, però come vedete tutto sommato è venuto fuori un risultato che non mi dispiace. Come voto, anche qua 6, 5,5 anche. Diciamo che questo è il prodotto che forse mi è piaciuto un po' meno. Faccio l'altra linea e passiamo al prossimo prodotto. Bene, eccoci qua con l'eyeliner finito. Possiamo andare avanti con il prossimo prodotto, che è un bel mascara che si chiama Dramatic Lash, volume e lunghezza. Adesso andiamo a provarlo. Ovviamente piego le ciglia, e come scovolino io sapevo
sapete che apprezzo molto gli scovolini in plastica e senza setole, proprio setola setola, non so come spiegarmi. E questo infatti ha lo scovolino in plastica molto grosso ad albero di Natale, che è il mio preferito, quello ad albero di Natale. Adesso andiamo a vedere come si comporta. Non mi aspetto nulla di esaltante, perché poi sapete come sono un po', tra virgolette, fighetta con i mascara. Però, allora, alla prima passata, vi dico la verità, lunghezza la dà, quindi non mi dispiace. Ovviamente ora è da vedere anche con più passate. Diciamo che di prodotto non ne preleva esageratamente, quindi mi sento di dire che è un pregio di questo mascara, perché io non apprezzo molto quei mascara che riempono lo scovolino di prodotto e poi rendono le ciglia tutte grumose, quindi niente male. Forse ne mette un po' troppo poco. Andiamo a vedere con la seconda passata se cambia qualcosa. Io come sempre e come ben sapete uso la mia tecnica: prima le punte per due passate e poi tutta la ciglia dalla radice. Non mi sembra che cambi più di tanto, cioè volume non mi sembra che ne faccia, però dai, dà un effetto abbastanza naturale. Cioè, il nome Dramatic Lash mi sembra un po' esagerato. Adesso poi aspetterò e farò un'altra passata. Per il momento mi sento di dargli un 6,5 a questo mascara. Niente che mi abbia stupito più di tanto o che mi abbia soddisfatto esageratamente. Ora manca, direi, l'ultimo prodotto che è una bella tinta che si chiama Matte Liquid Lip Gloss. Andiamo a provare la tinta. È il colore Bear, questo è lo scovolino. Non ho preso una matita labbra dello stesso colore, quindi andiamo direttamente di questo. È un marroncino abbastanza caldo. Allora, labbro inferiore fatto, vi dico già che la texture è super super sottile. Non me l'aspettavo. Comunque, nonostante sia così sottile, è abbastanza coprente, cioè il colore non si va a perdere, oppure magari ci sono quelle tinte che sono molto sottili e per questo sono abbastanza trasparentine, quindi vanno date due mani. Questa è soltanto una mano del prodotto e sinceramente mi piace molto. E l'unica cosa è che è un po' difficile da stendere se non si ha una matita, perché essendo molto sottile la texture è molto scivolosa, quindi si rischia di andare fuori dappertutto. Un'altra cosa che noto è che da quando l'ho applicata si è leggermente ossidata, leggermente, perché comunque il colore rispecchia quello del packaging, quindi va benissimo. Soprattutto, vi ripeto, per il prezzo, cioè 3 euro di tinta. Questo probabilmente insieme al blush, all'illuminante, sono i prodotti che mi sono piaciuti di più, quindi mi sento di dargli un 8. Davvero bello, davvero bello. E niente, mi piace molto. Questo è l'effetto finale del make-up look. Abbiamo terminato i prodotti che avevamo da utilizzare. Vi dico, tutto sommato, posso ritenermi soddisfatta, perché comunque con dei prodotti super cheap siamo riusciti a creare un make-up molto carino, secondo me. Mi piace molto, sono soddisfatta. Forse il prodotto che mi è piaciuto di meno è il mascara. Sì, il mascara. Spero di avervi aiutati in qualche modo se avevate intenzione di andare a comprare i trucchi di Primark. Insomma, spero che con questa recensione vi abbia dato un po' un'idea di cosa potete trovare, di cosa non troverete. Detto questo, mi auguro che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete like e commentate, mi raccomando. Io vi aspetto nel prossimo video con tante novità. Vi mando un bacio e ciao!